il Sole è nato qualcosa come 5 miliardi di anni fa dal collasso di una nube di polvere interstellare. Dopo questo collasso, inizialmente è riuscito ad innescare i processi di fusione termonucleare che attualmente ancora alimentano il Sole. Il Sole adesso è appunto nella sua fase di vita intermedia, che durerà ancora più o meno altri 5 miliardi di anni. Non sarà sempre così. A un certo punto il Sole non avrà più abbastanza idrogeno da bruciare e incomincerà a cambiare. E quindi la sua superficie visibile arriverà più o meno dove è adesso la Terra. La sua superficie sarà molto più fredda, però sarà estremamente più luminoso per noi, perché le sue dimensioni sono cresciute enormemente e quindi la Terra sarà un po' in crisi in quel momento. Diciamo che non sarà un posto abitabile. Fortunatamente abbiamo tempo, insomma, 5 miliardi di anni.